Ministro, una classica internazionale del ciclismo giovanile che ci invidia tutto il mondo, all'interno di una data significativa per l'Italia e anche a livello sportivo. Beh, direi che il significato di questa giornata è sicuramente affascinante, emozionante e profondo. La festa della libertà e della democrazia che attraverso lo sport si esprime a livello popolare. Il ciclismo è forse lo sport popolare per eccellenza, insieme magari ad altri, e questo è stato nella sua storia, in tutte le 76 edizioni, il momento d'incontro anche tra mondi, anche a livello geopolitico. Ne ricordo la storia di un tempo che metteva insieme dilettanti e professionisti, e comunque la gioia oggi di aver premiato un italiano e un secondo arrivato sul podio. Mi auguro che i significati di questa giornata permangano proprio nei valori profondi, appunto, della libertà e della democrazia anche da domani in poi. Ministro, quanto è importante mantenere in vita manifestazioni di questo tipo che fanno grande fatica a rimanere in vita, soprattutto non solo per l'attività giovanile internazionale, ma anche perché sono manifestazioni come questa che conservano quasi 80 anni di storia del ciclismo, del nostro ciclismo? Sì, è il fascino degli avvenimenti che non sono soltanto quelli grandi per dimensione, ma quelli grandi per significato, per profondità anche di sentimenti. E io credo che noi dobbiamo farci carico di dare sostegno agli organizzatori che con merito sono arrivati alla 76esima, anche superando ogni difficoltà che sono sempre più marcate, e quindi è il significato anche dell'impegno di governo rispetto allo sport che è, appunto, prima di tutto socialità, e lo sport di dimensione popolare, significati profondi.